Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale, bentornati soprattutto su FIFA. Oggi siamo qui con un ospite, vi presento K. Buonasera ragazzi, è sempre molto bello far parte dei video di altri youtuber in giro per i vari canali, un pochettino un tour alla Human Safari. Ci troviamo adesso sul canale di Federico Marcone per questo nuovo video nel quale andremo a disputare una partita per la sua serie Sfida lo Youtuber, quindi gli auguro il meglio per essa, lascio la parola a lui. Ma se l'hai riscritta tutta sta roba da dire. Spero anch'io che con il supporto chiaramente del pubblico andrà per il meglio. Questa è la rosa almeno di partenza ragazzi, ed è una Serie A. Se vedete quel Neymar in tribuna lì rimarrà, perché non mi sembra giusto comunque farlo giocare almeno in questa partita. Ok, allora vuoi spiegare tu la situazione e quanto tempo è passato? Allora, il tempo passato, quindi diciamo al pronostico iniziale, di circa 40 minuti. Adesso non so cosa possa essere accaduto nella tua casa, ma evidentemente Orson Welles non sbagliava quando parlava di invasioni aliene, visto che 40 minuti per entrare in una partita, insomma. Ma guarda che al di là di questo buttiamoci dentro anche un po' di connessione, perché comunque quella ha influito, diciamo. Fondamentalmente. Tutto pronto? Si comincia. Tu. Vai. Ma come? Ma io c'ho la telecronaca. Ma... E toglie infatti. Beh, che palle. C'ho Melina. Io non posso togliere la telecronaca se fai Melina. Vai, si ferma. Non posso se... Cioè, mette... è bravissimo. Che inizio, signori! Tanto caos a centrocampo. Comunque il pallone è gestito ancora dai nostri con Florenzi che trova Keita. Poi pallone per Zaza. Keita che arriva in anticipo. Giovinco cerca la verticalizzazione in direzione di Giovanni Dos Santos. Il pallone per lui. Dos Santos è in posizione di fila, da può provare a rientrare. Serie di finte di Dos Santos che va via in mezzo a due. Attenzione. Tutto però, regolare, tutto regolare l'intervento di Rugani. Chiama in causa Zaza. È partito il Maliano che poi allarga per Nilsson dalla parte opposta. C'è anche l'inserimento di De Guzman. Arriva l'anticipo. Errore messo nella posizione del piede, ma salva Foster. Un tiro piuttosto debole e centrale. Eh sì, qui De Guzman asciuga tutto, che occasione comunque. Attenzione però. No. Azione offensiva, pallone lungo per Giovinco Santos che prova a girarsi, una finta che manda a volo il difensore. Dos Santos che prova ad allargare a sua volta per Giovinco, pallone che raccoglie. Viviano. Arriva mette in angolo. Viviano, arriva in calcio d'angolo. Qui grande parata di Viviano, occhio Piero, al corner. Attenzione, palla messa fuori, Giovinco non è proprio il massimo nello staccare ma recupera un pallone interessante. La prossima palla dentro per attenzione. Zaza, attenzione che Zaza vola. Zaza 2 per 2 con Forster. Uno contro uno, contro al 27esimo col portiere, per Zaza. Simone Zaza porta avanti il Bomber Team 1-0 alla mezz'ora. Si è visto subito un'impronta del Bomber Team più in offensiva, mentre il capitano si è dovuto schierare in qualcosa di livello tattico difensivo per poi sfruttare le ripartenze. Stavolta però ha preso un gol in contropiede inaspettato, come per Giovanni Dos Santos che prova a girarsi. Dos Santos cerca di spirare, Dos Santos ancora si gira a sua volta con il destro Giovanni Dos Santos. Rudiger, un muro in questo caso, poi Ben Kerr in avanti per Zaza che trova la sponda in De Guzman, dribbling secco e allora si può andare in contropiede ancora una volta. Sostegno a destra di Edenilson che arriva bene, c'è Zaza al centro, il cross è basso, Colker capirlo con la palla tra i piedi, prova a fintare, arriva poi il cross in direzione di Giovinco che può staccare. Digne malissimo, Digne veramente malissimo qui in causa Keita, sempre 1-2, quindi Edenilson questa volta si accentra, potrebbe anche cambiare fascia perché c'è Kicina, cercato invece Zaza che tra l'altro era in posizione di offside, ma finisce il primo tempo, Bombers Team 1, la tua squadra l'altro. L'altro tizio sta a zero. Pallone dentro, Giovanni Dos Santos vuole saltare l'uomo di netto, lo fa Giovanni Dos Santos, ancora azione per lui col mancino, non va, chiuso. Tante murate difensive del Bomber Team ed è anche rimesso dal fondo d'angolo. Non so da dove non... Poi Frankie Lampard in mezzo a 5 e si fa il pallone Benker. Poi Eder perde il pallone, tanti rimpalli, nuova caccia Lampard invece della palla. Kicina al mucchio per Zaza, esce Forster che praticamente gli ha preso il pallone in testa, poi al volo di Nilsson ha completamente ciccato il pallone. E allora Kicina resiste alla pressione degli avversari e cerca ancora lo scambio che questa volta non si chiude. Andrea Pirlo raccoglie il pallone, vuole un passaggio al centro in direzione di Iraola che vede la sovrapposizione di un giocatore, quello di Giovinco. Giovinco prova ad andare via il difensore, Giovinco lo salta, Giovinco può anche tirare oltre che rientrare, Giovinco tira il palo. E che palo qui! Avanzare con il maestro, sbaglia il passaggio, stranamente non è da lui. Ok, Rudiger che pensa anche al destro, non è un granché. Si infatti riparte ancora con Frankie Lampard per Sebastian Giovinco, prova ad allargare per Giovanni Dos Santos, lo stop del numero 9. Giovinco cerca posizione con Pirlo.
fallimentare. Ottima giocata a centrocampo di Kishna, che poi allarga sulla destra. Pallone che arriva in qualche modo a Zaza, servito da De Nilsson. Zaza defilatissimo, deve tornare indietro da Florenzi. E De Nilsson cerca spazio, poi palla dentro per Vanker che si gira bene. Vanker sul fondo, l'avevo vista dentro. Giovanino Santos Florenzi recupera bene. Florenzi da lì può anche calciare perché il destro ce l'ha sul fondo. Mi sono un po' fomentato tanto. Pallone alto. Allora, azione costruita con Vanker in mezzo per Ederdi, ritorno per Vanker, arriva dentro. Arriva la chiusura, quindi raccoglie il pallone Steven Gerrard che prova l'apertura. Sbaglia tutto. Non ce n'è, perché Florenzi recupera anche questo pallone, quindi Keita con calma. In verticale per Vanker, che ha visto il portiere fuori dai pali. Però è piuttosto semplice effettivamente, il portiere poteva anche fare di più, ci mette una mano, la devi incalciare. Il nuovo giocatore della Roma, Kishna dalla bandierina per il colpo di testa, il miracolo ancora di Forster. Santos prova ad allargare, viene preso la squadra da Rudiger. Il fisico, Rudiger al limite, prova il tocco con la suola e trova Richards. Un calcio di punizione secondo me generoso. Ed è può cercare direttamente la porta. Parla piuttosto alto, sopra la traversa. Cerca le giocate, non gli riescono. Poi Keita riesce comunque a tenerla, allarga molto bene sulla sinistra Verdigne, che ha preso in controtempo il difensore, la mette in mezzo, Richards. Rimane attacco con Gerrard. Ede Nilsson ruba un buon pallone, vediamo se si riparte con Ede Nilsson che va da solo. Cerca il sostegno e lo trova in Kishna. Palla in verticale per Vanker. Ancora Kishna. C'è Zaza completamente solo a destra. Kishna porta palla, la può mettere per Zaza che la potrebbe chiudere, ma non arriva per un grande intervento difensivo. Non riesce più a ripartire. E allora chiudiamo sta partita con Zaza. Al limite, vuole il destro. Palla alto, sopra la destra. Sopra la testa del portiere. Adesso lo va a chiudere. Azione di qua. Niente. Poi occhio a Vanker. Forster. Niente. Finisce la partita. Andiamo a vincere. Battiamo K, che comunque ha giocato una buona partita. Non è stato fortunatissimo, perché probabilmente ha peccato un po' della formazione che aveva. Un modulo chiaramente difensivo, direi. Comunque, signori, siamo arrivati al termine di questo video. Io ringrazio chiaramente K per esserci stato. Lasciatemi nei commenti un feedback, chiaramente, per capire un po' se vi può piacere l'idea. Io vi invito anche a passare dal canale di K, perché dovreste trovarci anche una nostra sfida, dico bene? Se riusciamo a registrare, naturalmente sì, senza trasmissione. Sì, esatto. Crei in pitch, insomma. Perfetto, allora facciamo una cosa. Finiscilo tu il video. Sono solito non chiedere di mettere mi piace perché non è il mio stile, però siccome sono ospite, lasciate mi piace se questo video vi è piaciuto, anche per dare un attimino un'idea, qualora questa serie vi piace, dunque da portarla avanti con altri youtuber. Fatto questo, io posso soltanto ringraziare Federico per avermi ospitato qui sul suo canale. E no, quindi, in questo momento sono Sailor Moon per il joystick in testa. Ringrazio Sailor Moon per essere sempre una gran gnocca, per avermi ospitato sul suo canale, un po' figa di legno. Però, dai, questo, vabbè, posso dirvi. Ci accontentiamo, dai. Ti ringrazio per avermi gonfiato di mazzate su Ultimate Team. Ah, beh, quello è scontato, ma spero assolutamente di gonfiare un po' tutti in questa serie. Penso se lo augurano, perché i congiuntivi non li uso? Se lo auguri, no, giusto? Sì. Ok, anche i miei iscritti, quindi signori, lasciate un mi piace, se non siete già iscritti al canale passate in descrizione per tutti i link e social. Noi ci becchiamo con i prossimi video. Bella.